Benché non abbia ancora finito di mettere i vlog di Lanzarote, sono già in partenza di nuovo. Stavolta con cugina Martina. E come? Ah, c'eri? Io sono Eugenio Massari. Sì. Ah, tu c'eri a Lanzarote? Sì. Ah. Ragazzi, siamo in aereo e Marcia ha detto che sta super comodo. Guardate Marcia, come ti senti? Benissimo. Se non sentirete una minchia, però stiamo facendo un fuck in aereo. Fuck time in aereo. Ci sono due modi per fare un fuck time in aereo e questo è quello meno consueto. Perché l'altro è quello di andare in bagno con un'amica. Un amico, a seconda dei gusti. Noi preferiamo le amiche. Adesso chi dorme di più in aereo? Martina, c'è una testa. Non sta giocando. No, non sta dormendo, mi raccomando. Seconda domanda ce la fa Danicata. Ma se studi in aereo, imparo al volo? Alessandro, vi fate il bidet. In Germania ci sono le bidet. Spero di sì. Io sono una persona molto pulita sul lato culo, perché è una perché è una cosa che tengo particolarmente. Quindi ragazzi, oltre a farvi il bidet, prima di farvi il bidet, pulitevi bene, salviettine, vi pulite bene finché non è tutto pulito e poi vi fate pure il bidet. Mistotaro, saluto Marco, hai mai cagato in aereo? A proposito di... lì non c'è il bidet, quindi no. Allora, con questo culo di Marci, abbiamo capito, siamo ufficialmente arrivati a Colonia. Allora, visto che siamo in Germania, abbiamo preso un prodotto tipico della nazione per assaggiare qualcosa di folcloristico. Non è vero, abbiamo preso il Burger King. Ok ragazzi, sono arrivato in hotel e sono un pelo confuso guardando la mia camera. Chiederete perché. Allora, questo è il bagno. Il problema è che c'è solamente un water. E tu dici, dove mi lavo? Poi vieni qui e c'è un divano e una scrivania e dici, ma io dove dormo? Ma la cosa strana è che ci sono delle scale. Sono un attimo sconvolto. Ma stai scherzando? Ragazzi, ho una camera a due piani. Ho una fottuta camera a due piani. Qua c'è l'altro bagno. Due bagni in camera. Perché ho una camera con due bagni? Spiegatemelo. È la prima volta che ho una camera d'albergo a due piani. Ragazzi, sono sconvolto. Quindi ringraziamo un sacco Nvidia, che oltre a portarci a Colonia mi dà anche una stanza d'hotel a due piani con due bagni. Io sono una persona sola. Sì. È buono, eh? È buono, ma sento un tocco. Sì, è piccante. Ora facciamo colazione qua dentro, va il cibo. E poi andiamo all'evento Nvidia. Guarda quanto ben di Dio, Marci. Martina di tutto ciò può prendere solo le posate. Ma che top queste tartine. Ciao ragazzi, siamo sull'autobus che ci porterà. Non so quanto si sentirà, ma siamo arrivati all'evento. Adesso andremo là in fondo dove ci sarà una presentazione. La presentazione è stata molto interessante, molto figo. Questa cosa ti è piaciuto di più? Pranzettino tattico con il porco. Bacino. Cin cin. Posso prenderne un altro? Indovinate di chi è questo braccio? Una persona che ha molto freddo e che è scortese. Scrivetelo nei commenti. Se siete giocatori di PUBG, potete fare questo contest per vincere una scheda video. È molto figo, quindi fatelo se volete. Siamo per giocare a PUBG. Era in prova per la sua prima volta, player non batte il ground. Bello? Non ho ancora fatto niente. No! No, ma... No! Allora, è stata una lunga corsa fino alla morte. Proveremo Destiny 2. Cosa? Stavo parlando con Alice. Cosa? A quanto pare siamo stati tra i pochi a finire la missione. Ragazzi, ci ha appena riportato in hotel questo coso, VIP Mobility. A quanto pare ora siamo ufficialmente dei VIP. Ti conosci?
io sono famoso. Tu cammini per la strada tutto contento e poi... ah, non sono più contento. Che dire, è stata una giornata davvero interessante, piena, divertente. Abbiamo provato un sacco di roba e uscirà anche qualcosa sul canale, proprio al di là dei vlog, qualche gameplay sicuramente ve lo porterò di queste cose. Ah, perché bel posticino. Io apri cola. Ma che cazzo? Io vloggo il vlog. Allora io vloggo il vlog. Stiamo aspettando da 1 ora e 50 e non è ancora arrivato. Dopo 2 ore di attesa è arrivato questo. È come è la mia mano. È praticamente... Quindi ci siamo fatti questa mega bisteccona. Adesso mi appresso ad andare a dormire. Dice, ho mangiato una roba così, avrò una sete tremenda di notte. Cosa fai? Non ti pigli l'acqua? E allora vai alla reception dell'hotel, ti prendi una normalissima acqua frizzante che costa 8 euro. Buongiorno gente, siamo alla Gamescom, finalmente, primo giorno, è aperta solamente alla stampa. Noi non siamo della stampa, ma come creators possiamo entrare. Benché sia grande come il Games Week, questo è solamente un piano di uno dei 2-3 padiglioni della business area. Che non è la fiera vera e propria, ma è la parte più piccola. Siamo dentro, questo è un padiglione dentro un'area business, dentro un altro padiglione, dentro la fiera. I tedeschi odiano The Sims, per cui l'hanno chiamato Die Sims. Morite tutti. Comunque ragazzi, abbiamo provato FIFA 18, non si può registrare purtroppo. È figo, è molto figo. Cioè... I lati negativi del 17 più simulazione, meno arcade. Raga, stiamo per entrare a Ubisoft per provare Assassin's Creed Origins. Ma io lo voglio questo. Abbiamo provato anche, aiutatemi, io ho provato The Crew. Allora, The Crew, bellissimo. Abbiamo provato Battlefront 2 e Call of Duty. No, dobbiamo provare Far Cry e qualcosa di nuovo. Comunque Assassin's Creed, vabbè, sicuramente è ancora da rifinire, ma l'ambientazione è bellissima e esplorare le piramidi, per me che sono fan, è stato... Sei fan delle piramidi? Delle sì. Allora, dobbiamo andare a provare Far Cry Primal, ma siccome è nell'area visitatori e c'è un sacco di coda, ci hanno dato questi bellissimi gettoni. Tu dai il gettone e salti la coda. Ragazzi, questa è la coda. E noi la saltiamo. Ragazzi, ci siamo, ora proveremo 30 minuti di gioco. Comunque Far Cry era figo, era tipo un'americanata di quelle ignoranti, finissimo. Sì, ma dirgli che la Red Bull costa meno dell'acqua. La Red Bull costa meno dell'acqua. Aperitivo in casa EA, mi correggo. Però c'è questo da mangiare. Aperitivo e prezzo. Eh sì, eh. Ci vogliono viziare adesso però, eh. Stiamo un po' esagerando. Raga, è degenerato in un mega park. Devo dire che è stata oggi una fiera molto bella, davvero un sacco di cose da provare. E poi sta ciliegina sulla torta finale, perché dovete sapere che lo stand EA mi hanno detto che è stato fatto in questo modo perché hanno risparmiato sugli stand delle fiere più importanti, tipo l'E3, eccetera, eccetera, e hanno dedicato un sacco di budget a questo stand qui, e infatti era una cosa bestiale, perché a fine giornata hanno messo il DJ con la musica, i cocktail, è diventata una festa, cioè una cosa inaspettata. Davvero figo, adesso ci rilassiamo un po', io mi faccio un bagno, dopodiché si esce a mangiare, anche se abbiamo già mangiato, ma tanto sapete siamo delle fogne, quindi ci vediamo dopo. Ragazzi, a distanza di un anno siamo tornati sotto il Duomo di Colonia. È sempre un'esperienza perché tipo è colossale, è bellissimo. Cioè il Duomo di Milano, non voglio essere il solito italiano, ma il Duomo di Milano non si tocca. Però anche questo è davvero super figo. Non sono sicuro di che cosa siano, ma dovrebbero essere pipistrelli che svolazzano attorno alla torre del Duomo. È la scena più gotica che abbia mai visto nella mia vita, probabilmente. Troppo guardando meglio, mi sa che non sono pipistrelli. Ci sono le incisioni 2016, 2015. Ragazzi, questo 1987. 1987. Pazzesco. Che cos'è? È una cosa obbrobriosa. Cosa la bici ho messo? Gigantesco. Guarda qua che bel lucchetto che c'è.
schifo! Adesso ho fatto apposta. Ragazzi, questo è il Reno. Ed è gigantesco. Ma siamo sul Po qua. Siamo sul Po. No, il Po in questo momento è asciutto. Non può essere. No, il Po. Noi il capello, quella gomma, in aria brillante. E direi che è ora di andare a dormire. Domani ultimo giorno e si torna a casa. È un po' piccolo sto cappello, però spacca. Un po' mi dispiace non poter stare un pochino di più. Mi dispiace abbandonare questa enorme camera a due piani. Ecco cosa succede quando aprono la fiera al pubblico. Code chilometriche. Siamo fermati un attimo per scroccare di nuovo da EA. Grazie, grazie per tutte le bevande che ci stai regalando. Ma voglio farvi vedere due cose. Da Warner ci hanno regalato questo coso, l'anello del potere. Dopodiché siamo stati a Milestone, che è una software house italiana, quindi in casa nostra, giochiamo in casa. Stanno facendo un gioco chiamato Gravel, è un gioco di corsa arcade. Ci hanno dato anche questo press kit con una cuffia. Se volete vedere il gioco e saperne qualcosa, Marci ci farà un video. Ragazzi, siamo a Nintendo a provare Pokken. Abbiamo anche provato Mario Odyssey. Decidueye contro Weevil, ragazze. Chi è che sta vincendo? Io. Sta vincendo March con Weevil. Silenzio, silenzio, a casa. Allora, pausa pranzo da Nintendo. Ovviamente scrocchiamo anche qui, dove si può scroccare si scrocca. Panini assortiti, sneakers a caso e il tè frizzante al limone. L'ho trovato io. Grande. È veramente il tè freddo frizzante. Esiste il tè freddo frizzante. Raga, non prendetelo mai. Guarda. Ragazzi, l'anno scorso eravamo lì. Succa. I KFC. Cuore. Ma l'hotel me la devi succare. Ciao ragazzi, stiamo tornando a Milano. Tra poco ci imbarchiamo. Sì, è andata tutto bene. Ciao. È andata tutto bene e non ho nulla da dire. Ragazzi, ora ci imbarchiamo e torniamo a casa. Basta. Siamo partiti. Siamo atterrati.